Da diversi anni nella grotta di Polla ci sono degli studi portati avanti dall'Università del Molise diretti dalla professoressa Antonella Minelli. Tantissimi ritrovamenti che ora avranno almeno nel progetto una casa. Un museo è stato di fatti finanziato dalla Regione Campania nella Chiesa della Santissima Trinità. Un contributo di circa 15.000 euro è stato concesso per l'allestimento di un punto di raccolta dei reperti ritrovati in collaborazione con il Centro regionale di Speleologia Enzo dei Medici, la sovrintendenza archeologica. Belle arti e paesaggio per le province di Salerno Avellino e il comune di Polla. Le attività concentratesi sì negli ambienti iniziali della cavità hanno permesso di confermare l'importanza speleo-archeologica della grotta con l'individuazione di una specifica area adibita a contesto sepolclare databile tra l'eneolitico finale e la prima età del bronzo, che è stato oggetto di scavo e documentazione di campo. All'interno dell'ambiente di uso sepolclare è stato possibile ricostruire un vero e proprio rituale che comportava la presenza Multipla di individui inumati. Ad oggi ne sono stati definiti sei, di cui tre sessualmente riconoscibili: due maschi, un adulto e un giovane, e una femmina giovane, probabilmente deposti in diverse fasi temporali con associati corredi simbolicamente rappresentativi, tra cui manufatti in pietra, quali lame in ossidiana, punte e lame in selce, accette miniaturistiche, pesi da telaio, oltre a strumenti in osso, aghi, spatole, spilloni e punteruoli, resti faunistici di erbivori e contenitori in ceramica frammentati con elementi decorativi lavorativi fortemente diagnostici per il periodo indicato, fondi stanziati anche per Padula per il progetto La vera storia di Tommaso Sanseverino e per Sala Consilina con l'Open Day Cappuccini.